nostra Commissione. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e del resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web TV. Do il benvenuto e lo ringrazio al dottor Giovanni Salvi, procuratore generale della Corte di Cassazione, e alla dottoressa Maria Francesca Loi, che è sostituto procuratore generale. Come sappiamo e come sapete, questa è una audizione di particolare significato e importanza. Verterà questa volta sul tema del caporalato, delle agromafie, dello sfruttamento del lavoro. Parlando con il procuratore, immaginiamo a settembre di poter fare poi una seconda audizione invece focalizzata sulla questione degli infortuni e delle malattie professionali connesse. Pertanto io, ringraziandola ancora, le do la parola per la sua relazione. Grazie Presidente, vi ringrazio di avermi invitato a riferire in Commissione del nostro lavoro, perché quello del contrasto non solo al caporalato ma al lavoro sfruttato è una priorità per le procure della Repubblica, o almeno dovrebbe esserlo. Premetto che la Procura Generale della Cassazione non ha solo il ruolo di rappresentare il pubblico ministero davanti alla Corte quando si tratta di discutere ricorsi in materia penale o civile, ma ha anche un'attribuzione dal 2006 che noi compendiamo nell'articolo 6, che è l'articolo 6 del decreto legislativo 106 del 2006, che attribuisce alla Procura Generale della Cassazione, per il tramite delle Procure Generali d'Appello, di stimolare l'uniformità dell'approccio all'esercizio dell'azione penale. Questo strumento si è rivelato molto utile, molto importante, si è un po' esteso anche nell'interpretazione, e non limitandosi soltanto alla stimolo dell'esercizio dell'azione, della uniformità nell'esercizio dell'azione penale, si estende all'uniformità nell'agire del pubblico ministero. Noi abbiamo sperimentato nel periodo del Covid strumenti operativi diversi rispetto al passato, molto efficaci, che ci hanno consentito di emettere dei provvedimenti che non sono vincolanti, perché non siamo superiori gerarchici degli uffici di procura, ma attraverso sia l'autorevolezza della provenienza, sia attraverso il metodo partecipato, sono stati molto efficaci in materia per esempio di Covid e diminuzione della popolazione carceraria, in materia di Covid e di la responsabilità sanitaria, per evitare che si espandesse una rincorsa alla responsabilità del medico o delle strutture sanitarie, soprattutto importante credo la Covid e la crisi di impresa, in particolare in materia di insolvenza, che ha affrontato i temi relativi sia all'uso parsimonioso degli strumenti penali rispetto all'insolvenza derivante dal Covid, sia alla definizione di una serie di parametri per la lettura anche in sede civile, perché sapete che il pubblico ministero ha un ruolo importante nell'insolvenza anche civile, e varie altre cose di cui non vi parlo. Uno dei settori su cui si è lavorato e si lavorerà è quello dell'attuazione di queste normative che hanno, come sapete, insomma, modificato radicalmente l'approccio penale al lavoro sfruttato. Parlo di lavoro sfruttato perché questa è la differenza sostanziale rispetto all'approccio precedente, che era quello del contrasto al caporalato. Ecco, parlare oggi di caporalato colpisce solo una parte, non la più rilevante, della nuova normativa. La nuova normativa riguarda quindi certamente anche l'intermediazione illecita, con le modalità che sono previste dal 603 bis del codice penale, come recentemente innovato, ma riguarda anche e significativamente tutte le
modalità di sfruttamento del lavoro nei vari settori, in particolare in agricoltura, ma non è solo l'agricoltura che è colpito da questo fenomeno. L'elemento forse più significativo di modifica rispetto al passato è quello dell'avere individuato lo stato di bisogno come ciò che caratterizza la fattispecie penale e non la vulnerabilità, che è un elemento più pregnante, previsto anche dalle convenzioni internazionali e in ipotesi di fattispecie penale, che prevederebbero quindi una sorta di coazione del soggetto debole, impossibilitato a resistere alla offerta del lavoro, dell'intermediazione o del lavoro sfruttato. Lo stato di bisogno è qualcosa di molto meno pressante rispetto a questa irresistibile cogenza che deriverebbe dalla vulnerabilità. E di questa impostazione, che prevede una serie anche di indici, la Cassazione ha fatto un uso che io ritengo corretto, cioè ha definito con precisione i termini. Non mi pare che in questo momento vi siano particolari problemi. La collega Loi, che è il segretario generale della Procura Generale della Cassazione, potrà eventualmente rispondere alle domande o integrare la mia relazione. Però io credo, e un altro aspetto importante, ma che al momento ha avuto scarsa applicazione, è quello relativo alle misure che si accompagnano alla sanzione penale, alcune delle quali molto innovative rispetto al passato, come la responsabilità dell'impresa per l'utilizzo lavoratori in maniera irregolare, e il secondo aspetto, quello della possibilità di introdurre misure sostitutive nell'amministrazione dell'impresa. Devo dire che fino a questo momento non vi è stata però una significativa generalizzata applicazione di queste misure. Ora, a mio parere però, come credo sia chiaro a tutti, l'approccio penale non è idoneo a risolvere questo problema, è indispensabile. È indispensabile perché, vedete, nella nostra esperienza è mutato l'atteggiamento del datore di lavoro da quando è mutata la possibilità della responsabilità penale. Io credo che qualunque imprenditore faccia dei calcoli costo-beneficio. In questo calcolo rientra anche il rischio penale. Finché il rischio penale è il rischio collegato alla vecchia formulazione del 603 bis, cioè una formulazione che prevedeva l'uso di violenza, minaccia e concentrava sull'intermediazione, il suo rischio era sostanzialmente molto basso. Adesso il rischio è diventato un rischio serio, che si collega, come dicevo, al semplice fatto di utilizzare un lavoro di un lavoratore in stato di bisogno desumibile da una serie di indici indicati dalla legge. E questo ha trasformato l'approccio del datore di lavoro, nel senso che il rischio penale diventa una componente significativa dell'organizzazione dell'impresa e diventa appetibile quindi anche uno degli strumenti che è previsto dalla legge, che è quello della rete delle imprese che rispettano i parametri legali, che ancora però è proprio all'inizio della sua reale attuazione. Questa pressione verso il rispetto dei principi basilari di legalità però si scontra con situazioni di fatto, e questa è responsabilità, io credo, soprattutto della capacità di guardare complessivamente a questo fenomeno. Io collaboro tuttora con la Coldiretti, la fondazione di Coldiretti, che è presieduta da Giancarlo Caselli, e io ho seguito questo progetto. Ve ne parlo perché è un progetto che nasce da un'esperienza lontana nel tempo, per me, da quando sono stato procuratore della Repubblica di Catania, quindi una zona nella quale
era molto diffuso il lavoro stagionale illegale e prima ancora per la mia esperienza alla Procura della Repubblica di Roma, ma che si è poi nel tempo legata all'impegno sempre originariamente nella Procura di Catania a proposito dell'immigrazione irregolare. Pensate che a Catania nel 2014 è arrivato il 70% dell'immigrazione via mare di tutto il paese. Quindi abbiamo dovuto fare fronte a questa situazione, ma al di là dell'aspetto penale, su cui pure abbiamo ottenuto dei risultati, credo, molto significativi, quello che è importante è che ho potuto maturare la consapevolezza della necessità di avere uno sguardo che consideri complessivamente questi aspetti. Dobbiamo partire dal dato di fatto che chiunque vi può confermare dell'esistenza di una fortissima richiesta da parte dei datori di lavoro di lavoro stagionale che non è facilmente quantificabile, ma è perché larga parte attualmente è irregolare, quindi è difficile trovare delle stime fondate, anche il datore di lavoro non collabora sempre con facilità, però va dalle 300.000 unità in su ogni anno. Quindi c'è la necessità di avere 300.000, 400.000, 500.000 unità di lavoratori stagionali svolgono un lavoro che si dice gli italiani non vogliono fare. Il problema non è che gli italiani non lo vogliono fare, il problema è che nelle condizioni in cui viene fatto attualmente non lo vuole fare nessuno. Lo si fa solo perché ci sono quelle condizioni, probabilmente se ci fossero condizioni lavorative migliori e diverse verrebbe fatto da chiunque. Quindi il problema non è italiani o non italiani, il problema è rendere legale la possibilità di ricorrere al lavoro stagionale. Il lavoro stagionale è per sua natura temporaneo, però vi sono delle possibilità di legare più periodi di lavoro stagionale in maniera tale da raggiungere quell'obiettivo che già la legge consente, la normativa attuale, che è quello di un periodo massimo di lavoro stagionale svolto dal soggetto, dal non cittadino, che è di 9 mesi, dopo il quale è previsto l'allontanamento dal territorio dello Stato e poi il ritorno successivo per lo svolgimento di altre attività. Ora io non vi sto a parlare di questo progetto che nasce addirittura, nasce quando l'onorevole Salvini era ministro dell'Interno, questo lo dico a sottolineare come non si tratta di un problema di scelte politiche sull'immigrazione, si tratta del comprendere come questo non sia un problema e sia un problema nazionale legato alla necessità che le imprese, soprattutto in agricoltura ma anche in altri settori, hanno di ricorrere al lavoratore stagionale in maniera legale. Quindi questo progetto che nasce con il ministro dell'Interno Salvini si arriva poi ieri alla firma dei ministri dell'Interno, del lavoro e delle politiche agricole per una sperimentazione. Perché una sperimentazione? Perché in realtà, come dicevamo prima con il Presidente, ho capito che siamo veramente in sintonia, il lavoro stagionale è profondamente diverso a seconda delle località geografiche. Quindi il lavoro stagionale che si svolge in zone con determinate caratteristiche imprenditoriali e di agricoltura, parliamo per il momento di agricoltura, come possono essere zone del nord o del centro Italia, sono profondamente diverse da zone come quelle che so che avete iniziato a guardare, quelle di Latina, per esempio, o come quelle calabresi o del sud della Sicilia o di Foggia. Questo progetto non a caso, e vedo che vi è piena sintonia anche nell'individuazione dei settori, ha previsto 3 aree da esaminare, che è Piemonte, in particolare Saluzzo, Latina e Foggia.
Saluzzo in alternativa a un'area del Veneto che pure, perché le tipologie di coltivazioni e la struttura dell'imprenditoria ha caratteristiche totalmente diverse da quelle che ha la stessa situazione a Latina e ancora a Foggia. Quindi in questa maniera si vuole verificare se è vero che sia possibile unire più periodi di stagionalità fornendo attraverso l'ANCI e i progetti europei di sostegno alla legalità anche tutte quelle attività che attualmente vengono fornite dal caporale. Quindi dall'alloggio temporaneo e finalizzato a questa attività fino al trasporto dedicato, che non può essere il trasporto pubblico ordinario, perché il punto è che il caporale ti prende nella piazza e ti porta nei posti di lavoro. Quindi se tu hai l'autobus che ti parte alle 7, sei già 2 ore in ritardo rispetto e non potrai mai utilizzare lo strumento che in passato si è cercato di utilizzare del trasporto pubblico ordinario. Ecco, io non vado oltre su questo aspetto, però finché noi non affronteremo con una logica completa questa tematica, tenendo conto che il lavoro irregolare è a sua volta strumento di altra illegalità e di percezione di insicurezza. Pensate al lavoratore stagionale che viene in Italia, che di per sé non rimarrebbe in Italia, perché ha la sua tunisino, l'algerino, il marocchino, ha la sua vita alla quale non vuole rinunziare. Viene per svolgere del lavoro stagionale, ma non può tornare indietro, perché non ha la sicurezza di avere poi successivamente il posto di lavoro, anche perché, essendo magari arrivato illegalmente, non può accedere al sistema legale di lavoro stagionale. Quindi entra nella illegalità e nella clandestinità e genera insicurezza. Quindi quello stesso meccanismo che invece richiederebbe la riapertura delle quote, innanzitutto, in maniera chiara e netta, la riapertura delle quote. Ma questo non basta, perché le quote coprono una parte, copriranno una parte, ma non la totale, delle esigenze, che sono, io adesso parlo del lavoro stagionale, ma in realtà è anche il lavoro a tempo indeterminato che il lavoro stagionale è quello che determina il peggiore effetto negativo, perché determina aggregazioni temporanee che poi diventano stabili in luoghi dove è necessaria dove si trova il lavoro stagionale. Questo determina un fortissimo contrasto con le popolazioni locali, naturalmente, pensate a Rosarno, ma non può non essere così. E nello stesso tempo determina una percezione di insicurezza fortissima e determina condizioni del tutto inaccettabili per i lavoratori. Quindi è un circolo vizioso che bisogna assolutamente spezzare. Ma bisogna spezzare, io lo ribadisco, guardate che capisco, per me che ho lavorato appunto da procuratore, capisco che vi sono degli aspetti nel trattare la materia dell'immigrazione che sono profondamente coinvolgenti dal punto di vista emotivo, possono esserlo in un senso e possono esserlo in un altro, non è una materia neutra. Per me lo è stato, perché sapete, non è vedere ogni giorno, in quel periodo, 10-15 morti, vedere questi barconi che arrivano con dentro, aprire le stive e vedere dentro 30-40 persone morte. Ogni giorno, affrontare il problema del peschereccio che si ribalta e che ha almeno 800 persone stipate dentro e se ne salvano 24, questo non ti può non portare un carico emotivo che ti porti appresso per tutta la vita.
ma io cerco di fare un discorso razionale, perché l'ho vissuto. Quindi io credo che non si debba consentire l'ingresso irregolare nel nostro paese attraverso gli strumenti, i flussi irregolari gestiti dai trafficanti. Ma l'alternativa a questo è gestire legalmente flussi legali. E questa è responsabilità vostra, è responsabilità del legislatore. Non c'è un'alternativa tra queste due situazioni. È solo gestendo flussi irregolari corretti che si può legittimamente operare per una ferma chiusura del traffico irregolare. E quindi, tornando a quello che è più direttamente il nostro argomento, la conclusione è: la legge penale ha funzionato molto bene, ancora deve essere completamente attuata, perché in realtà le sanzioni, sia quelle amministrative simil penali, sia quelle sostitutive delle amministrazioni, ancora non sono state attuate efficacemente, ma sono solo 4 anni dalla effettiva entrata in vigore della legge. È servito, è molto utile, ma non bisogna lasciare nemmeno gli imprenditori soli. Gli imprenditori in questo momento si trovano nella chiara alternativa di dover ricorrere al lavoro illegale oppure di lasciare il raccolto sulla terra. Non ci sono alternative a questo al momento. Non ci sono alternative. E questo determinerà, tra l'altro, che se riusciremo a riportare la legalità nel lavoro stagionale e quindi anche a un aumento dei salari, a un miglioramento delle condizioni di vita, questo stimolerà moltissimo il progresso tecnologico in agricoltura, perché renderà il progresso tecnologico indispensabile per la gestione corretta, per la gestione economica dell'agricoltura. E finisco indicando che tutto questo è legato all'idea della filiera, stiamo parlando sempre dell'agricoltura, perché solo con una filiera della qualità, che è prevista anche dalla legge, noi possiamo contrastare non attraverso l'abbassamento delle condizioni di lavoro, ma attraverso l'accesso a mercati competitivi che richiedono questa qualità, l'uso di lavoro a bassissimo costo che viene dall'estero. Quindi tutto questo comporta, so che su questo il Parlamento sta lavorando, le aste al doppio ribasso, la filiera dei trasporti, quindi Latina è interessantissima perché unisce vari aspetti, no? Avete individuato con chiarezza Latina perché ha tutti questi aspetti, compreso i centri fondamentali di trasporto e trasformazione. Ecco. Quindi non so se era questo che volevate da me, ma sono disponibile a tutti gli approfondimenti che mi chiederete. La ringraziamo moltissimo per gli spunti di assoluta chiarezza che ci ha fornito. Darei la parola adesso alla dottoressa Loi. Grazie Presidente, io ho soltanto poche parole, se può essere un contributo di conoscenza in relazione alla giurisprudenza, insomma quello che possiamo dire noi, poi fermo restando la disponibilità per qualsiasi altro approfondimento riteniate necessario, siamo anche vicini, dobbiamo solo attraversare il Tevere per venire da voi, quindi non è un problema anche in relazione agli altri aspetti che potrebbero essere interessanti, visto che voi vi occupate complessivamente di tutta la materia del lavoro, non solo dello sfruttamento, ma appunto anche della materia della sicurezza, degli infortuni sul lavoro, eccetera. Io volevo soltanto far riferimento a quella che è l'attività della giurisprudenza, che già nel merito ha portato a un sempre maggiore ampliamento di tutta la disciplina della materia del lavoro sfruttato, perché i giudici hanno riconosciuto la potenzialità della legge del 2016 numero 199, quindi hanno utilizzato maggiormente il reato di intermediazione illecita allo sfruttamento del lavoro del 603 bis
per colpire varie forme di sfruttamento, perché chiaramente dal cosiddetto caporalato nero, di cui si parla tanto, si è scritto tanto, e adesso ci si sta accorgendo sempre di più che è molto più diffuso, perché è diffuso su tutto il territorio nazionale, su tutti gli altri settori che non siano solo quello dell'agricoltura, il caporalato grigio, e quindi l'attività della giurisprudenza è stata importante nell'applicare queste norme anche alle situazioni apparentemente legali di società che si occupano, per dire, della figura del caporalato digitale e per le cooperative fittizie che hanno l'unica finalità di schermare l'attività dell'azienda che utilizza la manodopera, proteggendola da responsabilità nei confronti dei lavoratori, di tutte le situazioni che appunto approfittano dello stato di bisogno. In un'interpretazione dove il concetto dello stato di bisogno, come diceva il procuratore, la giurisprudenza cerca di ampliare sempre di più, ed è importante perché consente di ritenere sussistente il reato in una serie di situazioni che sono molto più frequenti e che necessitano di minori elementi di prova per poter arrivare ad una condanna. Ora, soprattutto se ne occupa la giurisprudenza di merito, in Cassazione ancora arriva poco, ci sono tutte le procure d'Italia che sostanzialmente indagano su questi progetti e tutti i tribunali d'Italia, moltissimi, nelle zone che poi sono già state individuate da voi o da cui avete fatto cenno poco fa il procuratore, che comunque sono le zone in cui maggiormente si differenzia la tipologia di sfruttamento della manodopera. Io pensavo che può essere interessante dirvi che la Cassazione se ne occupa adesso, soprattutto in sede cautelare, per cui in Cassazione arrivano i procedimenti di sequestro, che riguardano sequestri di società, di somme di denaro, di immobili delle società, che sono la prima misura in cui interviene una procura, il giudice per le indagini preliminari, con dei provvedimenti immediati, perché sappiamo bene tutti noi, cioè io ho fatto il pubblico ministero tutta la vita, che alla fin fine la misura più efficace è quella che riguarda e arriva al patrimonio della società, più che aspettare la fine della condanna definitiva, dove spesso non si arriva a superare la prescrizione, e quindi spesso, a parte che sono reati comunque puniti con pene non eccessive, per cui è più facile ad arrivare ad una condanna a una pena breve, dove comunque non si arriva neppure alla misura massima di custodia cautelare, ma dove invece la misura reale che blocca l'attività può avere un effetto molto immediato. Ecco, e allora qui c'è stata una sentenza in Cassazione adesso molto recente, del marzo del 2021, in cui si è fatto riferimento, applicando ancora una volta in modo molto estensivo, il concetto di stato di bisogno, per cui si trattava di un caso in cui era proprio una cooperativa dove, peraltro del nord Italia, dove i lavoratori erano fatto sottoscrivere un accordo di gratuità della manodopera, ma in realtà era una classica situazione di lavoro subordinato sotto tutti i profili, soltanto che veniva mascherata con un accordo di prestazione di lavoro gratuita, ma ovviamente determinava uno sfruttamento dei lavoratori. E in questo caso il concetto importante stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione è stato quello di ritenere che lo stato di bisogno sia legato ad una difficoltà delle vittime, che può essere anche una difficoltà contingente, una difficoltà particolare legata al momento che stiamo vivendo della pandemia, che può essere comunque una situazione che, anche se non ha come effetto la costrizione del lavoratore ad accettare, perché limita la volontà del lavoratore, ma semplicemente sfrutta la situazione in cui la libertà di autodeterminazione del lavoratore di decidere comunque di sottostare ad una situazione così negativa per lui, ma che vede come impossibile un'altra alternativa che gli consenta un rapporto di lavoro lecito. E in questo caso si trattava, è stato ravvisato lo stato di bisogno, perché si trattava di persone non più giovani, non particolarmente specializzate,
quindi in una persona che era in una situazione di non poter reperire facilmente un altro lavoro e quindi si trovavano ad accettare questa situazione che, letta così a freddo, sembra paradossale, cioè ti sei portato a sottoscrivere un contratto di manodopera gratuito quando ovviamente non è questa la possibilità e il lavoro che vorresti. Per cui si tratta di sfruttamento dei lavoratori, in questo caso la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato e quindi ha confermato il sequestro dell'azienda e delle somme di denaro della società. Ora, il numero della sentenza è la 2441 del 2021. 21. Sì, scusi, 24441 del 2021. 2441. Sì. Sono 2441. Ah, ecco, ho sbagliato io. Sì, 3421 del 2021. Ed è, ripeto, un provvedimento cautelare, quindi siamo ancora nella fase di indagini, per cui non si è ancora arrivati a un processo. E come queste, chiaramente se poi voi avete bisogno di una cosa più approfondita sul punto, ripeto, noi siamo disponibili. Io ve l'ho indicata perché poteva essere appunto una sentenza recente che ha affermato un principio importante, però sono argomenti... Scusi. Eh sì, però appunto per quello mi ha colpito, perché effettivamente non ci pensiamo, ma in realtà... Ma per definire la forma cooperativa, no? Eh sì, era una società cooperativa, questo era più facile. Nascondeva l'apparente assurdità del contratto. Ma in realtà da quello che emerge dalla giurisprudenza è proprio sempre più, diciamo... evidente lo sforzo delle società di creare una parvenza di legalità per poter poi operare in un regime chiaramente meno vantaggioso per il lavoratore. Però, ripeto, ci sono circa già abbastanza un numero elevato di sentenze di merito. Pensiamo anche a quelle su Uber, di cui insomma si è molto parlato, del caporalato inteso come sfruttamento anche dell'economia digitale, della gig economy. C'è un fenomeno crescente, perché il caporalato in genere, inteso appunto così, come non soltanto come quello tradizionale, è un fenomeno che è definito in dottrina con un'espressione che mi piace molto, perché è un fenomeno liquido, che rende l'idea a considerarlo un fenomeno liquido e diffuso, perché non riguarda soltanto una certa tipologia di lavoratori oggi, ma riguarda effettivamente una serie sfuggente di situazioni. Ecco, sotto questo profilo, chiaramente l'attività della giurisprudenza fa fino a un certo punto, come ha detto il procuratore, poi molto è il compito del legislatore intervenire in queste materie in vari aspetti. Io insomma avrei finito, se volete, cioè, è molto lungo il discorso, ovviamente si potrebbe fare molto di più, però insomma quando volete siamo a disposizione. Grazie. Io le chiederei subito, non è una domanda, è proprio una richiesta, se potesse farci avere, a sua scelta, un campione di sentenze in cui il fenomeno liquido e diffuso è stato puntualmente rilevato. Senz'altro, se vuole questa che ho citato oggi, la posso dare, però se no... Sì, c'è... No, senz'altro. Quella sui rider, per esempio. Sì, no, infatti io ho molto... Grazie. Molto gentile. No, va benissimo. Prego, avete domande? Senatore Grassi, vieni. Grazie Presidente. Desidero innanzitutto ringraziare i magistrati, il procuratore, la procuratrice, se ricordo bene, lei è procuratore presso sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione. Abbia pazienza, ma la memoria non è una delle mie migliori qualità.
Ringrazio loro per questa audizione. In particolare mi ha colpito particolarmente il procuratore quando ha fatto cenno al fenomeno dell'immigrazione con toni davvero commossi e partecipati, dando conto della sofferenza che i magistrati hanno quando toccano temi di questa gravità e di questa rilevanza umana. Io ho varie domande, forse tre. La prima è una domanda sollecitata proprio dalla relazione del procuratore quando ha sottolineato la necessità che i flussi migratori siano controllati, siano regolari e quindi si possa entrare nel paese tramite procedure controllate dal Ministero. Però mi è sorta una domanda. Nel momento in cui noi facciamo entrare nel nostro paese tramite procedure controllate degli immigrati e li facciamo entrare al fine di prestare il loro lavoro per prestazioni occasionali, comunque temporanee, come si risolve poi il problema della gestione di queste persone relativamente ai periodi in cui quel tipo di lavoro non è più disponibile? Perché ovviamente l'immigrato regolare, se trova un'occupazione a tempo indeterminato, è un immigrato, se vogliamo, anche già inserito, ed è inserito bene nel tessuto sociale. Poi, grazie all'intervento della dottoressa, mi è venuto in mente quanto da me studiato in altre occasioni relativamente al confine tra le agenzie interinali e il caporalato. E noi sappiamo che talvolta le agenzie interinali in realtà sono un caporalato travestito ed è poi compito della giurisprudenza riuscire a cogliere il discrimine, il confine che è estremamente sottile, ma ahimè certe volte i processi si rivelano anche infondati, capita di sbagliare, le procure possono sbagliare, è un processo che non coglie nel segno, è uno spreco di risorse e di energie e forse è un problema anche perché magari non consente di usare quel tempo invece per sanzionare chi davvero merita di essere sanzionato. Bene, mettiamo da parte questa mia ovvia e banale considerazione. Ho ascoltato con attenzione quanto la dottoressa ha detto relativamente alla nozione di stato di bisogno. È una nozione a me familiare, io sono un civilista quando non vengo eletto al Senato e tra l'altro ho anche scritto in materia di stato di bisogno, vabbè, ma in tema di rescissione è tutto un altro settore, ma la nozione è similare. Stato di bisogno come prendere o lasciare, come indisponibilità dell'offerente ad accogliere qualunque altra proposta. Però il civile ha il vantaggio che l'interpretazione estensiva o addirittura analogica fa parte del sistema. Io quando sento parlare di interpretazione estensiva in diritto penale ammetto di allarmarmi, di preoccuparmi. Perché? Perché se la fattispecie è come quella da lei descritta, dottoressa, va da sé che c'è necessità di un intervento. Però magari in quelle occasioni si allargano le categorie che poi magari applicate in altre situazioni meno chiare possono dar luogo a incertezze interpretative. Quindi chiedo loro, il legislatore può fare qualcosa per agevolare il vostro lavoro ed evitare che la meritoria attività interpretativa estensiva possa poi trasformarsi, la dico banalmente, in un boomerang? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie. Prego. Altre domande? Prego, senatore Laus. Grazie procuratore, dottoressa sostituto. Per le suggestioni, il quadro chiaro, lei si è concentrato soprattutto sul lavoro stagionale, sulla legalità, sul rendere fertile, diciamo, strutturata l'organizzazione, una sorta, diciamo, di organizzazione finalizzata alla ospitalità di chi poi espleta questo lavoro. L'ha detto in modo molto chiaro, anche con il riferimento relativo all'infrastruttura poi dei trasporti. Quindi solo una punta, diciamo un elemento dell'illegalità che si tiene per mano poi con altri elementi. Quindi ringrazio per il quadro molto, molto chiaro.
Io volevo fare solo una semplice osservazione, perché non mi ricordo se c'è stato in passato una norma e poi, in materia di subappalti, e poi è stata tolta sulla solidarietà del committente anche sulla questione dell'IVA. Cioè, mentre adesso c'è la responsabilità in merito alla parte contributiva, cioè il committente è responsabile in solido con la società appaltatrice per i contributi non versati, mi chiedo se in passato c'era una norma che imponeva la responsabilità solidale per l'IVA, quindi se c'era, e se c'era e oggi non c'è, perché non c'è, perché quello secondo me è uno degli elementi sul quale bisogna fare un'attenta riflessione, perché sulla parte contributiva è più facile, diciamo, sviare. Su questa dell'IVA è una questione che non ho mai capito, non so se c'era e c'è. Per quanto riguarda, poi faccio solo un'osservazione su quella sentenza, mi sembra proprio un'operazione estremamente delinquenziale, perché anche le cooperative hanno la 142 ed è impossibile assolvere una funzione lavorativa non a titolo meramente gratuito. Quindi il tema è come è stato detto giustamente sul lavoro stagionale, come noi possiamo intervenire a monte nella filiera. Una di queste filiere, per esempio, è quella della logistica, dove è impressionante lo scarico di responsabilità, la competitività, e lì nasce, oltre allo sfruttamento, nasce la precarietà e nasce l'aumento vertiginoso delle condizioni di lavoro, che portano poi ad infortuni gravi, meno gravi, a volte arrivano anche alla morte. Grazie. Senatore Ruotolo. Grazie Presidente, grazie Procuratore Generale, grazie Sostituto Procuratrice. Beh, tante suggestioni, tante cose giuste avete detto, rispondendo al collega Ugo Rusom della Lega. Certamente c'è il tema dell'immigrazione che va regolarizzata, anzi va tolto proprio quella orrenda parola che è la clandestinità, perché un essere umano non può essere considerato clandestino. E quindi si apre un altro capitolo, che è la legge terribile che provoca tutto questo, che è la cosiddetta legge Bossi-Fini. Quindi certamente ci vogliono quote. Certamente sappiamo anche che però quello che lei ha vissuto da testimone quando lavorava alla Procura della Repubblica di Catania è una parte del flusso migratorio che arriva e si ferma nel nostro paese. Cioè, noi gridiamo allarme per i barconi, per questo cimitero che è diventato il Mar Mediterraneo, quando in realtà il 70%, l'80% arriva con visti temporanei di turismo, arrivano con gli aerei, con i treni, arrivano con le macchine dal resto, diciamo, dall'altra parte della frontiera. Però è un tema che ci pone, quando lei parlava del bollino del marchio di qualità delle aziende, che è è la via di uscita. Noi siamo stati a Latina e ne abbiamo, su 6.000 aziende, abbiamo il numero di 114 aziende. Quindi dobbiamo capire certamente perché gli italiani rifiutano quel lavoro, perché non è... ma perché dobbiamo capire se il contratto di lavoro dice 12 euro l'ora, se poi si paga 3-4 euro l'ora è chiaro che non conviene, ed è chiaro che il più povero, la corsa del più povero, di chi anche 3-4 euro al giorno, ha bisogno anche di 3-4 euro al giorno, e quindi poi c'è il caporalato e c'è tutta una serie di cose. Certamente sulla stagionalità, nel momento in cui tu garantisci una presenza
sul territorio non, tra virgolette, da irregolare, è chiaro che io rispetto per esempio all'area di Caserta, di Castel Volturno, ma credo che sia una questione che riguarda tutto il nostro territorio, c'è la campagna, c'è la migrazione nella migrazione, per cui quando finisce la stagionalità nei campi c'è il lavoro nell'edilizia, nella piccola, cioè nelle imprese familiari, quindi, ed è chiaro che vivono marginalmente. Ora, ma però qui in questa, come dire, commissione certamente abbiamo bisogno di capire dove, qual è il retroterra, qual è dove ci dobbiamo muovere. Però io per esempio dal procuratore le chiedo se sul tema del caporalato, dell'irregolarità delle aziende si possa, avendo scoperto che non sempre la filiera è gestita, ecco, anzi quasi mai, la chiamiamo filiera criminale, ma non è che abbiamo le organizzazioni mafiose classiche, diciamo Cosa Nostra o i casalesi o l'andrangheta, certamente ci stanno anche loro, ma ci stanno più nella parte dell'industria di trasformazione e delle piccole aziende che non nel controllo del caporale, anche se c'è questo elemento criminale del caporalato. E allora se la filiera, il marchio, il bollino blu è 114 su 6.000, e allora ipotizzare anche sui controlli, no? Allora se in un'azienda c'è caporalato, sfruttamento, schiavitù, non si pagano le tasse, perché poi abbiamo quell'altro dato che per me è impressionante, che è quello, diciamo, dell'elusione fiscale e del mancato pagamento delle tasse, eccetera, eccetera, se non dobbiamo pensare anche a confiscare le aziende, cioè a usare quello che si fa nelle attività, diciamo, criminali, quindi con la mafia, con l'andrangheta, la cosa, con il bene confiscato, l'azienda confiscata, l'utilizzo sociale di quell'azienda confiscata, perché è indubbio che abbiamo bisogno di ripristinare i diritti, e i diritti valgono per il lavoratore nato a Napoli e per l'immigrato che attraversa il mare morendo, rischiando di morire, che arriva lì. Seconda e ultima domanda, perché noi abbiamo la sensazione che nonostante la legge, nonostante gli elementi nuovi sul caporalato, sulla lotta al caporalato, questo almeno da quello che abbiamo capito stando a Latina, abbiamo una situazione ancora di caporalato, ancora di schiavitù. E allora se si può ipotizzare una sorta, diciamo, di premialità, una sorta di testimoni di giustizia, chiamiamoli così, e quindi con tutta una serie di garanzie, perché se l'immigrato denuncia il caporale, è chiaro che per motivi di giustizia non viene cacciato, ma questo accade sempre. Però vedere se ci possiamo avere delle forme, diciamo, di sostegno alla lotta, perché spesso abbiamo bisogno, come nella lotta alla mafia, se non c'erano i collaboratori di giustizia non avremmo vinto, non abbiamo vinto, ma comunque non avremmo mandato in carcere gli autori delle stragi, eccetera, eccetera. Così sul caporalato vedere delle forme di garanzia, di premialità, chiamiamole come vogliamo, chi denuncia i caporali all'autorità giudiziaria. Grazie Procuratore Generale. Altri? Prego, Senatore Floris. Ringrazio il Presidente perché è stato molto chiaro, e anche la Vice che altrettanta chiarezza. Rispetto al fenomeno del caporalato mi sono posto un problema e vorrei sapere se voi ci potete aiutare a risolverlo. Perché si condanna il caporalato e io sono assolutamente d'accordo. Però sono anche un imprenditore che grazie a Dio non ha caporalato, ma si pone il problema dell'azienda e della sua redditività, della sua possibilità di andare avanti nei luoghi che in parte la Commissione ha visitato,
ma sicuramente lei come esperienza sarà più approfondita e maggiore. Ecco, le aziende potrebbero andare avanti senza il caporalato? Questo è il problema che mi pongo. C'è la concorrenza non territoriale, non nazionale, c'è anche la concorrenza internazionale. Ci siamo posti questo problema? Fermo resta che io assolutamente condanno il caporalato e qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro. Altri? Allora, se nessuno, volevo fare anch'io una brevissima domanda, riferita a due questioni particolari che sono state toccate. È stato detto che la misura più efficace è colpire il patrimonio della società. E questo è verissimo. Noi abbiamo verificato, è un caso, noi non abbiamo in questo momento una serie di casi raffrontabili l'uno con l'altro, ma le cose che siamo venuti a conoscere a Latina sono di per sé emblematiche. Il comandante della Guardia di Finanza di Latina ci dice c'è una cooperativa che in 10 mesi ha fatto tra evasione contributiva e fiscale oltre 700.000 euro di evasione. Ora è evidente che se io faccio una sanzione amministrativa anche di alcune decine di migliaia a questa cooperativa è assolutamente privo di efficacia. Quindi lo strumento della confisca e della chiusura dell'attività, per quanto paradossalmente gravissimo possa essere, forse è l'unico strumento che è in grado di far capire che la 199 è una legge che deve essere rispettata. La seconda questione, che è l'altro buco nero, questo non l'abbiamo verificato a Latina, lo sto verificando io adesso, in accordo con la Commissione avevamo deciso di affrontare il tema dei centri della logistica, cosa che faremo a settembre. Nel frattempo io ho sollecitato le regioni per fornirmi dei dati. Ora, tra quasi tutte le regioni sollecitate, l'unica che mi ha fornito dei dati in qualche modo utilizzabili è l'Emilia-Romagna. Perché l'Emilia-Romagna ha fatto una commissione per valutare la serietà delle cooperative che agiscono all'interno dei centri della logistica. Allora, la domanda che io faccio, se noi vogliamo colpire efficacemente e non in maniera casuale e drammaticamente sbagliata, come ci ricordava Floris, mettere in ginocchio le aziende con un'attività di controllo non mirato, dobbiamo porci il problema che queste due questioni sono due questioni, sono due massi, due rocce che facciamo fatica a superare. Ed è evidente che bisogna intervenire legislativamente. Ma quello che a me preoccupa, e lei l'ha ricordato bene, è che è vero, le sanzioni non sono state ancora completamente tutte applicate, però io mi rendo conto che di fronte all'enormità dell'evasione contributiva e fiscale che c'è sotto il fenomeno dello sfruttamento e del caporalato, ci dovrebbe indurre ad usare strumenti proporzionati a questa dimensione. Sia per quanto riguarda la questione delle sanzioni, sia per quanto riguarda lo strumento di finto lavoro legalizzato che diventano e finiscono con l'essere le cooperative. Sotto lo schermo della cooperativa tu moltissime volte hai un lavoro precario e sfruttato. Probabilmente noi, essendo una commissione d'inchiesta, non abbiamo la possibilità di fare nessuna attività legislativa, però abbiamo la possibilità di dare delle indicazioni
al Parlamento e al Governo su come agire e in quanto velocemente agire, perché la situazione mi pare essere veramente molto molto precaria. Per di più, e lo risottolineo una seconda volta, con il rischio che ha ricordato il senatore Floris. Cioè noi in un'operazione di questo genere o siamo chirurgici o se no rischiamo veramente di fare del male a chi invece merita in questo momento di essere aiutato per far crescere e andare avanti l'economia. Io credo che sia bene partire proprio dalla questione, la domanda, la questione posta dal senatore Floris, perché è esattamente il punto da cui sono partito io. In questa materia la sanzione penale o parapenale è fondamentale, ma non è risolutiva, perché il problema è che la richiesta dei datori di lavoro è di poter ricorrere a lavoro legale in maniera tale da poter sopportare la concorrenza. Sono i due temi che mi sembrava anche di avere posto a proposito anche della concorrenza internazionale. Non è facile, però la strada è quella. Quindi la sanzione penale è ineliminabile in questo momento e deve essere tale da, come posso dire, da assicurare che abbia un'efficacia per le ragioni che ho spiegato prima, però un approccio solo repressivo non coglie il problema, perché il problema è che c'è una forte richiesta da parte dei datori di lavoro di poter ricorrere a lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia stagionale, che un'altra tipologia ancora, in maniera legale e senza incorrere nei rischi ormai molto gravi non solo del caporalato, ma della seconda ipotesi del 603 bis, che è quello dello lavoro sfruttato, che è diverso dal caporalato, perché è indipendente dal fatto che ci sia un'intermediazione. È sufficiente che ci sia lo sfruttamento del lavoro con quelle caratteristiche. Veniamo quindi al tema molto interessante che ha posto il senatore Grassi. Certamente se lo stato di bisogno venisse interpretato in maniera estensiva rispetto alla previsione di legge sarebbe sbagliato, e questo rischio naturalmente c'è. Forse fa parte di quel lavoro che deve fare la Procura Generale di orientamento degli uffici di merito di cui parlavamo prima, cioè individuare con chiarezza non solo in Cassazione ma sin dalle prime fasi, sin dalla iscrizione della notizia di reato, delle linee guida che siano chiare e che rispondano a criteri che siano di efficacia ma anche di garanzia. Questo è il nostro obiettivo. Però nella sentenza che ha indicato la collega in generale non si fa riferimento a questo, ma si fa riferimento a due profili interpretativi dello stato di bisogno. Il primo è la contrapposizione col concetto di persona vulnerabile, di vulnerabilità, perché la Cassazione ritiene, a torto o a ragione, non ha importanza, dico qual è il percorso argomentativo, la Cassazione ritiene che nelle convenzioni internazionali e nelle norme, che adesso non ricordo quali sono, che applicano il concetto di vulnerabilità, la vulnerabilità è un concetto più stringente rispetto allo stato di bisogno, e quindi deducono per sottrazione questo primo profilo interpretativo. Il secondo profilo interpretativo è quello che riguarda quello che stavo guardando prima, le previsioni del 603 che riguardano lo sfruttamento, ma che naturalmente si riflette anche in via interpretativa sullo stato di bisogno, e cioè gli indici dello sfruttamento, che però si possono anche utilizzare come indici della sussistenza di uno stato di bisogno, cioè che cosa ti ha spinto ad accettare, per esempio, la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi,
la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alle ferie, eccetera, la violazione delle norme in materia di sicurezza e così via. Utilizzando questi indici, che sono indici dello sfruttamento, però sono anche indici dello stato di bisogno, cioè tu accetti queste condizioni, quindi c'è un limite all'idea dello stato di bisogno. Non basta lo stato di bisogno, ci vuole anche la previsione di questi indici, perché sono due le condizioni, lo sfruttamento di uno stato di bisogno. Quindi io credo che la legge sia abbastanza ben fatta, non richieda delle ulteriori previsioni, interventi normativi. Forse può richiedere da parte nostra una chiara individuazione dell'interpretazione già nelle prime fasi del procedimento. Io ho fatto riferimento alla mia esperienza in materia di immigrazione e ho parlato dell'inizio di questo lavoro con il governo nel quale l'onorevole Salvini era ministro dell'Interno, e quindi sostanzialmente attraverso il suo capo di gabinetto nasce un lavoro con Piantedosi, col prefetto Piantedosi, che oggi è il prefetto di Roma. Perché ci tenevo a che fosse chiaro, come posso dire, il depotenziamento politico di questa questione. Non è un problema sull'immigrazione la possiamo pensare in maniera diversa, non ha importanza. Possiamo avere le idee più diverse, possiamo pensare che sia un bene, alcuni pensano che sia un bene in sé, possiamo pensare che sia un male in sé, possiamo fare una serie di visioni intermedie. Quello che conta è che c'è una forte pressione da parte dei datori di lavoro, questo è l'elemento nuovo, innovativo, che trasforma tutta la questione, perché vi sia perché venga sanata questa situazione, perché se no non avreste Coldiretti. Cioè, bisogna chiedersi perché Coldiretti. Coldiretti non è un'associazione di beneficenza. C'è un problema, perché gli imprenditori vogliono poter assumere delle persone per fare il lavoro che altrimenti nessuno fa. Questo è il punto, secondo me, di grande importanza. E quindi anche la questione conseguente che ha posto sia lei sia anche il senatore Ruotolo, quello relativo a che cosa succede, perché per esempio il senatore Ruotolo dice sì, voi guardate al mare, in realtà la maggior parte dei flussi avviene in altra maniera, ma era quello che vi dicevo io prima, proprio perché per me non, in questo momento non ha importanza quel profilo. Comunque si arrivi, alcuni arrivano anche del tutto legalmente, bisogna fare in maniera che sia possibile attuare quel meccanismo che è previsto già adesso dalla legge, che è il lavoro stagionale per 9 mesi, ritorno in patria e reingresso per fare altro lavoro stagionale. Adesso non è praticabile questo che è previsto dalla legge, perché la irregolarità di base iniziale, perché chi entra col visto di turismo non può lavorare, e quindi non può avere lavoro stagionale, determina l'illegalità e quindi l'impossibilità di seguire questo meccanismo. Questo è il punto. Siccome in realtà per una parte consistente è possibile immaginare che ci sia la volontà di andare e venire, la cosa fondamentale è legare tra loro più periodi, anche in settori diversi. Questo è il tentativo di studio che si sta facendo adesso, periodi diversi di stagionalità, quindi io prima raccolgo le fragole che sono a maggio, poi raccolgo i fagiolini, prima avrò raccolto i carciofi, insomma l'Italia, grazie a Dio, ha una tale e poi arrivo a raccogliere l'uva alla fine, dopodiché me ne torno nel mio paese di origine, però già con la garanzia garantita dalle organizzazioni datoriali o sindacali della possibilità di lavoro per un altro periodo stagionale con il visto di reingresso che già c'ho nel momento in cui vado via. Questo è il concetto su cui si era raggiunta l'intesa all'epoca anche col ministro Di Maio, perché si
si era raggiunto all'intesa tra 5 ministri. Poi è intervenuto il Covid e non si è più potuto parlare di nulla di tutto questo. Però al di là di questo progetto, a cui ovviamente sono appassionato perché ci ho lavorato, ci ho pensato, eccetera, ma lasciamolo perdere, mettiamolo da parte. Quello che conta è che l'approccio solo penale non serve. È indispensabile, perché senza di quello non si fa niente. Cioè, se non c'è la repressione penale, nessuno è stimolato a sanare questa situazione. Però non serve, non basta. Non basta confiscare, non basta... Quello è necessario nelle situazioni limite, va fatto, lo dobbiamo fare, non voglio creare equivoci, poi mi cacciano dalla magistratura. Non voglio creare equivoci, dico soltanto che se non guardiamo alle esigenze effettive che per una volta coincidono dei datori di lavoro e dei lavoratori precari, non comprendiamo, per esempio, vi dico un altro esempio che forse può rendere più chiaro il mio pensiero. C'è un punto delicato che io non so come affrontare, ci ho pensato tanto, non so come affrontare, ed è il lavoro irregolare grigio. Irregolare grigio, quello nel quale il lavoratore legale ha interesse alla illegalità, le 50 giornate. Questo è un problema molto serio, perché in realtà è il lavoratore che ha interesse alla illegalità, non è il datore di lavoro. E quindi questo innesca, non siamo più nell'area di copertura del processo penale, perché è evidente che non c'è lo stato di bisogno e non ci sono gli indici di sfruttamento. Però è uno degli elementi disturbanti della ricostruzione di un percorso di legalità. E quindi questo io non so come si risolva, perché in realtà il lavoratore non precario, però vuole essere irregolare per una parte del suo lavoro, perché in questa maniera non paga i contributi, non paga le tasse, ma in compenso riceve il sussidio di disoccupazione per tutto il periodo successivo, la maternità per le donne e così via. Questo è un problema serio, è un problema che va affrontato anche con le organizzazioni sindacali. L'ultima questione che è stata posta, credo poi di avere risposto forse no, quello del senatore Laus mi ha posto un problema che io non so rispondere, quindi magari mi riservo di controllarlo, non so rispondere. Invece per quello che riguarda l'ultimo aspetto, quello della criminalità organizzata e vari riflessi, io non credo che la criminalità organizzata abbia niente a che vedere col caporalato. Nella mia esperienza non c'è questo legame. A Foggia sarà diversa la situazione, perché Foggia è una situazione di criminalità organizzata nascente, ancora molto fluida, ed è possibile che lì si trovino forme invece di, come posso dire, di utilizzo persino di questo strumento per il controllo del territorio. Questo per esempio è una materia che voi potreste esaminare quando andrete a vedere la situazione foggiana, perché Foggia è una situazione in cui ancora si sta costruendo, si sta radicando, un po' come è stato nella Puglia del Sud. Io sono leccese, l'ho potuto verificare negli anni 80, la Sacra Corona Unita, c'è stato un periodo di formazione, in quel periodo è stato possibile colpirla ed è praticamente scomparsa. Spero che per la Foggia sia lo stesso, però non so dire se vi è questo legame. Quello che è certo invece è che nella gestione dei mercati ortofrutticoli, nella gestione dell'intermediazione dei prodotti agricoli e nel trasporto su gomma dei prodotti ortofrutticoli, vi è una forte presenza della criminalità organizzata anche di tipo mafioso. Questo è emerso da parecchi procedimenti, potete acquisirlo presso la Direzione Nazionale Antimafia, ma anche proprio nella mia diretta esperienza a Catania, dal mercato ortofrutticolo di Vittoria, alla gestione dei bancali, fino alle Geotrans, ad altre, non vorrei dire nomi particolari perché magari poi il processo è finito diversamente, saranno stati assolti, quindi non intendevo fare riferimento ad una specifica impresa, però sono emersi questi elementi ed emergono continuamente. Questo è un costo aggiuntivo sul prodotto finale ed è un costo aggiuntivo per il datore di lavoro, anche sotto il profilo della concorrenza internazionale.
perché è chiaro che chi non ha questo costo aggiuntivo da pagare, alla fine il prodotto lo riesce a vendere a prezzo migliore. Mi pare di avere risposto a tutto, i centri della logistica. Ecco, le cooperative sono un grosso problema, perché purtroppo in larga parte non sono reali, ecco, sono forme di organizzazione, di intermediazione del lavoro, ecco, diciamo, usiamo il termine vero, non sempre, però spesso può capitare, e quindi anche su questo bisogna stare un po' attenti. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Io ringrazio il procuratore Salvi e la dottoressa Loi per questa molto importante e molto interessante audizione. Come dicevo all'inizio, probabilmente potremmo ripetere questa audizione più avanti, verso la fine di settembre, mettendo al centro dell'attenzione la questione della sicurezza sul lavoro, anche dal punto di vista giurisprudenziale, perché è una questione di grandissima rilevanza per i lavori della nostra Commissione. Volentieri. Vi ringrazio ancora. Grazie. Davvero moltissimo. Chiedo ai commissari di fermarsi solo un secondo, perché dobbiamo fare una programmazione minimale, 5 minuti. Grazie Presidente.